Ricapitoliamo brevemente i nomi neutri della terza declinazione. Hanno in genere il nominativo singolare in en, i nomi che terminano in consonante nasale, nominis, il nome, il tema del nome termina in nasale. Hanno invece in genere il nominativo in us, i nomi il cui tema finisce in consonante r, che in origine era una sibilante poi trasformata in liquida r. Corpor in genere da un nominativo or da un nominativo in us, e così anche er. Esempio, gener può da il nominativo us, genus, generis, frigus, frigoris.